Ciao a tutti ragazzi, io sono Pippo 05 e benvenuti al quinto episodio della Bundesliga. Oggi ragazzi andremo ad analizzare la 30ª giornata della Bundesliga più compreso il recupero della partita fra Werder Bremen ed Eintracht di Francoforte che è finito 3-0 per l'Eintracht, quindi Werder Bremen che ha buttato via un'occasione. Nulla ragazzi, vi ringrazio molto per il supporto che mi state dando. Vi ricordo di attivare la campanellina, di iscrivervi e di lasciare un commento sotto i miei video. Bene ragazzi, partiamo subito con Friburgo, Borussia Mönchengladbach. Friburgo che vince 1-0 con gol di Pedersen e vola in zona Europa League quasi, a meno 4 dal Wolfsburg. Grande, grande stagione. Lipsia Paderborn. Paderborn prende un punto non importante perché comunque ragazzi il Paderborn in caso di sconfitta contro l'Ipsia sarebbe andato sicuramente al play out, quindi ragazzi siamo lì. L'Ipsia che va avanti con il solito Patrick Schick ma si fa recuperare al 92esimo con il gol del Paderborn. L'Ipsia che nonostante il pareggio mantiene 3 punti di distacco dal Borussia Mönchengladbach e dal Bayer Leverkusen. Passiamo alla terza partita del giorno che vede proprio il Bayer Leverkusen perdere 4-2 in casa contro il Bayern Monaco. 30esimo gol per Robert Lewandowski. Una grande stagione anche per Gnabry. Mentre si stabilisce un record, ovvero Wirtz, classe 2003, diventa il più giovane calciatore della Bundesliga a segnare in Bundesliga. Mentre il Bayern Monaco, dopo la ripresa, cioè non va in vantaggio dopo 9 minuti e per la prima volta succede che il Bayern Monaco appunto va in svantaggio, però poi fa una grande rimonta e va a vincere 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen. Eintracht di Francoforte 0, Mainz 2, vince il Mainz che compie un'impresa, diciamo, e fa 3 punti importantissimi per stare il più lontano possibile. Mentre Fortuna Düsseldorf-Offenheim, l'Offenheim vola a meno 2 dal Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf a meno 3 dal Mainz, attenzione perché mancano ancora 4 partite. Passiamo alla quart'ultima partita della 30ª giornata con Borussia Dortmund e Etta Berlino. La decide Emre Can, il tedesco, con un gran gol. Jarstein non riesce, non può nulla su questo tiro in controtempo, grandissimo gol. Borussia Dortmund che blinda al momento il secondo posto, dato che comunque il Bayern Monaco, ragazzi, a meno 7 in 4 partite non si può più riprendere. Werder Bremen Wolfsburg all'82esimo la decide Weghorst che compie. Che realizza il suo dodicesimo gol in campionato con un gran gol, scavalca Pavlenka e il Wolfsburg vola al sesto posto a 45 punti. Passiamo ad Union Berlino Schalke 1-1, Union Berlino che ottiene un punto fondamentale, Schalke 0-4 invece ragazzi non vince da troppi mesi ormai, anche se comunque è già salvo perché 10 punti sul Fortuna Düsseldorf in 4 partite sono difficili da recuperare. Ultima partita della giornata, Augsburg-Colonia. Colonia che va avanti all'85esimo, 88esimo il pareggio dell'Augsburg, ma al 27esimo ragazzi Nidal Rekna sbaglia il calcio di rigore, grande parata di Timo Horn che diventa protagonista della partita. Insomma, una grandissima partita tra queste due squadre. Insomma, ragazzi, invece in Bundesliga 2 la situazione è molto, molto ancora da stabilire. Arminia Bielefeld 57 con una partita in meno. Stoccarda 52, poi troviamo l'Amburgo, troviamo l'Heidenheim a 48, poi c'è un distacco enorme, c'è il Darmstadt a 43, poi c'è l'Hannover a 42 e l'Aue a 41. Insomma, ragazzi, ora ci vedremo a breve sul canale per
per il video della Liga, compresa la Coppa Italia, dato che il 12 e il 13 giugno ci saranno le semifinali di Coppa Italia. Domani big match, derby di Siviglia. Quindi penso di mettere il video della Liga, della Coppa Italia, lunedì o martedì o riguardo, e penso di mettervi code domani l'altro, quindi venerdì. Quindi ragazzi, che vi dico, ci vediamo prossimamente sul canale. Purtroppo la Bundesliga sta per finire, ma secondo me è sempre un gran campionato. Spero inoltre in una qualificazione in Champions dell'Lipsia, dato che io in Germania al momento simpatizzo il Lipsia, mentre il Bayern Monaco, ragazzi, ormai ha già vinto lo scudetto. E secondo me, ragazzi, ora a ripensarci, il Werder Bremen non riuscirà a salvarsi, ma farà un play out, secondo me. Nulla, ragazzi, ci vediamo prossimamente sul canale. Ciao a tutti.